Ma è sempre una bella sensazione giocare all'Olimpico. Ho giocato per 10 anni, ho giocato in questo campo come campo di casa. Sono contento di essere tornato anche se in vesti diverse, però è una partita importantissima questa, con un significato importante. Il Papa ci ha chiesto e ha organizzato questa partita. Noi abbiamo risposto volentieri alla sua chiamata e siamo qui tutti per uno scopo importante. Hai avuto anche Simone Inzaghi lo scorso anno come allenatore. Che allenatore ti sta sorprendendo per come sta affrontando questa stagione? Sicuramente un buon allenatore. È alle prime partite che sta facendo da allenatore di Serie A, sta facendo molto bene, i risultati gli stanno dando ragione e penso che migliorerà ancora in futuro, così come tutta la squadra. Pensi che questa Lazio possa provare ad arrivare, non dico in Champions League, ma almeno provarci, insomma, ad attaccare le prime 3 posizioni? Guarda, penso che sia un obbligo per la Lazio arrivare in Europa. Poi se arriva anche la Champions tanto meglio, ma penso che l'obiettivo prioritario sia arrivare in Europa come Europa League. Poi dopo, se riesce a arrivare in Champions, avrà fatto molto bene. Questo campo in squadra con Francesco Totti, come l'hai trovato? No, sta bene, si vede che può ancora giocare, ma ce ne sono tanti che possono ancora giocare ad alti livelli in campo. Il tuo di futuro invece? Io mi sto allenando con Racing Roma, con mister Gianni Chedda, mi sta dando questa opportunità, mi alleno con loro, mi tengo pronto per un'eventuale chiamata di una squadra. Stefano, scusami, poche settimane fa Sarri ha detto della Juventus gioca da sola, è un campionato già scritto. Ha già vinto? No, perché bisogna sempre vincere sul campo e indubbiamente se la Juve perdesse il campionato penso sia solo colpa sua e non merito di altri. E come le vedi in Champions, Napoli e Juventus? Possono sicuramente dire la loro, è normale che più si va avanti più le partite saranno difficili, ma sono delle 2 ottime squadre e possono arrivare molto avanti nella competizione.